Può lasciarmi qui, grazie. Arrivederci. Accidenti. Che brutto posto per leggere un testamento. Ah, Fatine, per favore, lasciate quello che state facendo e restate qui con me. E questo che cos'è? Il pianto di un bambino. È qui. Ma perché piange? Permesso? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ah, Flor, Flor, ma dove ti sei cacciata, Flor? Ah. Amore! Non sentite, c'è un bambino che piange! Gli andrà via la voce a forza di piangere! Buono, buono. Tesoro, arrivo. Oh, santo cielo, fatelo smettere, tranquillo. Adesso ti aiuto io. Permesso? C'è qualcuno qui? Oh, tesoro, ti hanno trovato. C'è qualcuno? Oddio! Aprite! Sono rimasta chiusa dentro! La banca si sta muovendo! Vi prego, aiutatemi! Oh, santo cielo, fatemi uscire! La barca sta partendo, aiutatemi! Sono rimasta chiusa dentro! Accidenti, devo incassare i miei milioni! Fatine, vi prego, aiutatemi! Aiuto! Piano, piano, mamma! Oh. Dai, mandala! Piano, seguito ai bravissima. Passi. Bravissima! Boniglia! Sì, sì, certo, dai, Delfine, come al solito sei così paurosa! Presto, andiamo dal notaio, le dita impazienti di contare il denaro! Milioni! 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 Cosa ci fa Massimo? Massimo? Segue Flor, come fanno tutti, cara! Si è fatto tardi! Presto, presto, dal notaio! Andiamo, presto! Dove sei? Mi scusi, signor notaio, dobbiamo aspettare ancora per molto? Beh, finché non arriva l'altra erede, la signorina Florencia Santijan. Ma che maleducazione, sì. Dico io, no? È incredibile. È una vergogna. Arrivare tardi in un'occasione così speciale. Bisognerebbe denunciarla all'ufficio immigrazioni. D'accordo, capisco la vostra ansia, signori. Ma abbiamo bisogno di lei per poter fare tutti i passi che richiede la legge. Certo, si capisce. Ora io avrei una curiosità, signor notaio. Mi dica, se non dovesse arrivare questa ragazza, che cosa potrebbe succedere? Beh, in questo caso sarebbe esplicito che rinuncia alla sua parte di eredità, ma è un caso veramente... Ah, ma Florencia è strana ed evidentemente ci ha rinunciato. Sì, ma evitiamo conclusioni affrettate. Sono passati soltanto alcuni minuti. Sì, aspettiamo. Aspettiamo seduti. Metti giù i piedi, Bata, per favore. Ciao, che spavento, che... Che ci fai qui, Rocio? Come stai? Chi ti ha dato l'indirizzo? Che è successo? Lei mi ha detto che tu mi stai ingannando e adesso voglio una spiegazione. Che cosa sta succedendo? Visto che la signorina Santijan non si è ancora presentata, esatto. Procediamo alla lettura del testamento. Benissimo. Perfetto. Tesoro, recuperiamo i nostri soldi, amore. Tutti i soldi di papà finalmente saranno nostri. Sì. Siamo anzi milionari. Posso cominciare? Sì, ovviamente. Sì, prego. Stavamo con ansia. Dica. Nella città di Buenos Aires, a no, D23... niente, perché no. Non va al punto direttamente. Andiamo. Quanto aspetta ciascuno di noi? Bene, questa è la clausola che tanto interessa alle signore. Esatto. Sì. Le dice...
I beneficiari del mio testamento sono mia moglie Maria Laura Torres Oviedo, le mie figlie Delfina, Sofia e Florenzia. Nel caso che una di esse non si presentasse senza preavviso o per motivi di forza maggiore, tutta la mia fortuna sarà devoluta ad opere di carità. Questo significa che da questo momento tutto il denaro andrà direttamente in beneficenza. No! Fatine distratte, per favore, andatevene in vacanza e lasciate che siano altre a proteggermi. Perché tutto mi va così male? Oh, pancina mia, stai tranquilla. Adesso ti porto via di qui. Ti prego, non farmi sentire male. Me lo fate un favore, fatine dell'eredità. Aiutatemi, non lasciatemi da sola. Non è per me che voglio quei soldi, ma per i ragazzi. Perché tutto deve costarmi così tanto? Perché? Togliete gli ormeggi, ce ne andiamo! L'appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui.